Eder, Mac, Pallister. In questi due anni hai detto 1000 volte che è stato un omicidio e 4000 volte che è stato un suicidio, ma ultimamente ti sei focalizzato sul suicidio. Fino a che nessuno mi dirà come è morta Liliana e cosa è successo a Liliana, e questo, io posso pensare solo a questo. Non ci sono tracce, non ci sono impronte, non ci sono qualcosa che possa dire che qualcuno gli abbia fatto del male. Questi lividi lasciamo lavorare gli esperti, lasciamo lavorare la Catania che ci darà le risposte. Ma per la consulente di Sergio invece è omicidio. Sicuramente un delitto di prossimità che comunque nasce nella più stretta cerchia di relazioni di Liliana. Non è possibile, perché noi ci dobbiamo confrontare con quella scena che altro non è che un artefatto, una messiscena di un suicidio. Perché Liliana viene ritrovata in posizione simil fetale, simil dormiente, a tossicologia negativa, attenzione. Quindi il tappeto vegetale sotto era intatto. Quindi indagini pessime? Sì, molte attività non sono state fatte. Quello che è mancato in questa indagine, che probabilmente ancora manca, è una valutazione unitaria e globale di tutti gli elementi che emergono, perché non possiamo chiudere questa vicenda se non ci confrontiamo con quella scena, se non ci confrontiamo anche con le innumerevoli contraddizioni, e io lo dico, che il marito Sebastiano Visintin purtroppo ha messo una dietro l'altra. Quali sono tante le contraddizioni di Sebastiano? Innumerevoli, anche comportamti anomali, comportamenti sospetti, tipo il fatto che quella sera, prima di andare a fare la denuncia di scomparsa, il marito blocca l'utenza di Claudio Sterpin. E la blocca alle 21:43. Sebastiano, come sta il tuo rivale? Scusa, rivale di cosa? Che titolo ha questo signore qua? Ma non ho visto una foto, non ho visto un'immagine, una scritta, voglio venire a vivere con te. Cioè, sono cose che dice lui, capisci? E dopo tutti gli altri si sono aggregati. E quello che voglio rispondere alla dottoressa Marano è che loro... a suo tempo, il 5 di giugno, hanno in tribunale, lì davanti al GIP, espresso tutte le loro convinzioni, tutte le cose che sono state pensate, detto, le mie contraddizioni, indubbiamente. Io sfido chiunque al mondo a vivere quello che ho vissuto io. La mattina salutare tua moglie e dopo non vederla più, non vederla più. In Italia spariscono almeno 2 persone al giorno, eppure le famiglie di queste 2 persone, per quanto disperate, non vanno da inquirenti e TV a raccontare un giorno una cosa e il giorno dopo l'opposto di quella cosa. Sebastiano, il 14 blocchi il numero di Claudio Sterpin e torni a dire ancora una volta, non è la prima volta che lo fai, che hai pensato che quello fosse un maniaco, quello è bloccato per questo. Ora, di solito una persona da chi viene rapita, da un santo, da un angelo o da un maniaco? Se davvero la persona che ti chiamava faceva dei versi, poteva essere proprio il rapitore di Liliana, o poteva essere Liliana imprigionata che cercava di farti capire che le serviva aiuto, e tu avresti subito dovuto andare dagli inquirenti e dire questa cosa. Tu, che ovviamente non sei stupido, sai benissimo che hai toppato alla grande. Io ti ricordo che Liliana aveva fatto una ricerca come cancellare quei numeri bloccati, e allora Liliana mi diceva: ogni tanto, sai Sebastiano, mi telefona qualcuno e di là fa così e io lo blocco, no? Allora io quando ho sentito questo squillare del telefono e ho visto questo numero che non aveva nomi, non aveva niente, ho lasciato una volta, non ho lasciato due, dopo ho risposto e di là sentivo a un certo punto ho detto ho chiuso tutto quanto. Poi la sera, a un certo punto, ho detto: ma sto qua forse sarà un maniaco, sarà qualcosa, qualcuno. E ho bloccato. Noi siamo andati a denunciare la scomparsa di Liliana, cioè gli inquirenti da me sono venuti quanti giorni dopo? Perché io telefonavo ogni giorno lì alla volante, alla mobile. Dicevo: guardate, avete qualche notizia? Ma fa, cosa vuoi? È un allontanamento volontario. Noi abbiamo già fatto vedere, sparso le cose. Non capisco cosa significa. Noi stiamo parlando adesso della telefonata dell'utenza che lei blocca, Sebastiano. Sì. Allora? Mi scusi, cioè lei ribalta, lei ribalta proprio la logica e il buonsenso, perché l'interesse prioritario in quel momento era cercare
sua moglie. E se è vero, ma io ho risposto, magari ha pensato io ho risposto, addirittura ad un maniaco, lei ha risposto alle 14:56. Io queste cose qua le ho già dette agli inquirenti, sì, loro lo sanno, le ho detto. Scusi, una cosa, è inutile che voi tirate fuori queste cose qua che sono state già spiegate. Queste sono cose quando sarà una, il momento, alla procura. Una valenza probatoria elevatissima, Sebastiano, mi scusi. La procura, comunque, gli inquirenti hanno visualizzato tutte queste cose qua. Se a me non mi hanno detto niente... Quello era il primo numero che Sebastiano doveva consegnare in questura quella sera. Il corpo di Liliana fu trovato in due sacchi neri. Questo faceva presagire chiaramente che ci fosse dietro un gesto violento. Schifo, guarda. Ma ripeto, questo fa pensare chiaramente a un gesto violento. Sì, ma chi può aver fatto una cosa del genere e perché? Capisci? È tutta questa storia che va avanti... l'uscita di casa senza cellulari, senza borsa, cos'è scatenato queste cose qua? È tremendo. Quindi siamo nei minuti del ritrovamento. Sebastiano in auto, i giornalisti gli dicono che tutto ciò che vedono sulla scena del crimine fa pensare a un omicidio e lui invece già inizia a minimizzare, a parlare di suicidi senza avere nessun elemento. Non ho la minima idea. Riproviamoci. Un corpo in due sacchi neri fa pensare chiaramente a una scena violenta. Figurati, dai, non. Anche in tutta la mia carriera ho visto suicidi col gas, col tubo, con impiccagioni, bruciati, sotto il treno. Questo è un passaggio incredibile perché Sebastiano teoricamente non ha visto Liliana morta perché non è sceso. I giornalisti gli stanno dicendo che la scena del crimine lascia pensare a un omicidio e lui inizia a descrivere tutte le modalità con le quali una persona si può togliere la vita. Ne abbiamo viste, guarda, in quegli anni in cui io mi sono occupato della cronaca, abbiamo visto di tutto, di più, ma una cosa così veramente distruttiva, e per me sarà una traccia indelebile nel mio cuore. Penso che non ho anche più voglia di vivere. Nei primi giorni della scomparsa di Liliana si era detto che nessuna telecamera aveva ripreso Liliana. Noi abbiamo sempre pensato che fosse stata una fesseria detta dai giornalisti, ma poi abbiamo scoperto che invece era una voce ufficiale, cioè un inquirente che aveva rivisto le immagini di alcune telecamere della scuola di polizia e che aveva detto che Liliana non era passata da quella strada il 14. Poi però si scopre il corpo, allora bisogna dimostrare che Liliana è passata, gli inquirenti vanno guarda casa a riguardare quelle telecamere e Liliana c'è. Se Liliana fosse stata nelle telecamere del 14 un piccolo puntino, noi avremmo potuto pensare che con un super software un inquirente molto attento aveva scovato questo puntino all'interno delle telecamere. Ma Liliana passa davanti alla telecamera il 14, proprio all'orario in cui uno si aspetta che lei esca, e passa in modo vistosissimo zoomato. Quindi l'inquirente che ha guardato le telecamere non poteva non vederla il 14. Se non l'ha vista, ci deve essere una ragione ben precisa e diversa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.